passo verso il futuro. Per questo ogni alunno è come una gemma preziosa da valorizzare sempre. La nostra insegnante Rosa Bandello, che ricordo con grande affetto e forti emozioni. La ringrazio per questo libricino che ha fatto raffiorare in noi dei grandissimi ricordi e ha permesso a noi di riunirci anche con tutti gli amici della classe. Le auguro buone feste e buon anno. Un forte abbraccio. Volevo prendere un pezzo tratto da una poesia della maestra Rosa Bandello, Non essere mamma, perché la rispecchia. Sei stata a scuola mamma di figli non tuoi, per vederli felici e fermati in un altro poi. Non può esistere gelosia né vanità che inibisca quel senso di maternità. Molti alunni ho avuto ugualmente, assai generosa e ben voluta da tanta gente. Il tuo cuore ti portava ad essere umile con tutti, a distanza di anni se ne raccolgono i frutti. Penso che questo pezzo la rappresenti molto e noi dobbiamo molto alla nostra cara maestra Rosa, una donna d'altri tempi, una donna da un valore autentico, molto carismatica, autorevole. Dobbiamo ringraziarla perché ci ha insegnato i valori autentici della vita, quelli che adesso sembrano essere andati perduti. Però grazie a lei noi siamo quello che noi siamo oggi, siamo diventati adulti con i valori di base. Quindi per questo noi la ringraziamo. Tutti noi alunni della quinta C, grazie per l'omaggio che abbiamo ricevuto da lei. E vogliamo trasmetterle in particolare un augurio per la sua vita futura e vogliamo anche dirle che per noi è stata una maestra esemplare e le vogliamo tanto bene. Grazie, ciao maestra Rosa. Ciao maestra. Ciao Ciao maestra. maestra, sono Cassandra, questa è mia figlia Carol. Mi ha fatto tanto piacere ricevere il tuo pensiero, il libricino, mi sono commossa tantissimo a leggerlo, mi sono riaffiorati in mente tantissimi ricordi, l'ho apprezzato davvero di cuore. Sei stata una maestra esemplare, unica, e sono sicura che maestre come te non ce ne saranno mai più, mai, te lo dico proprio col cuore. Mi ha aiutata tantissimo ad esprimermi perché se ricordi ero chiusa, sei stata davvero unica. E ti voglio ringraziare davvero col cuore, maestra. E sei stata come una mamma per tutti noi, soprattutto per me perché mi hai aiutato tantissimo. E noi dei figli siamo stati per te. E ti voglio ringraziare davvero, davvero tanto. E sei stata, ricordi i voti che mi mettevi? Sei stata fantastica, sei stata meravigliosa, sei stata favolosa. Anche tu sei stata così, una maestra unica. Ti voglio bene, maestra, a presto. Ciao maestra, quanto mi ha raccontato mia madre, si capisce che sei stata brava e lo sei anche ora. Avrei voluto tanto conoscerti e avrei anche voluto che tu fossi stata la mia maestra, ma fa niente. Ciao maestra, ti voglio bene. Ciao! Grazie carissima maestra per il graditissimo pensiero. Ti porto sempre nel cuore. Un abbraccio grande grande. Maestra Mandello, ti do questo bacio e auguri di buon anno. Ciao. Ciao maestra Rosa, sono Maria Grazia, conservo un bellissimo ricordo degli anni passati assieme a lei. La saluto e le mando un grosso bacio. Salve maestra, sono la Lucy, spero lei stia bene. Volevo ringraziarla da parte mia per il libro che ha scritto. Un libro molto bello, molto emozionante, mi sono emozionata nel rivedere le foto e ricordare i vecchi tempi delle scuole elementari. E volevo dire che la porto sempre nel cuore e che l'abbraccio e le mando un grande saluto. Ciao! Buonasera signora Bandello, sono Antonella, una delle gemelle. Volevo ringraziarla per il gentile pensiero che ha avuto nei nostri confronti con il libricino che ci ha permesso di riaffiorare ricordi bellissimi di un periodo spensierato e sereno. E rimane sempre nei ricordi più belli, rimane sempre nel mio cuore, la ringrazio veramente. Un forte abbraccio, le auguro un sereno Natale e un 2021 migliore per tutti. Ciao maestra, sono Simona. I miei ringraziamenti per l'opuscolo delle sue note biografiche che gentilmente ci ha fatto recapitare.
Praticamente leggere il suo opuscolo è stato un tuffo al passato, tante emozioni che riemergono, sia positive che negative. Lei ha rappresentato una fetta importantissima della formazione di ognuno di noi, che insieme alla famiglia ci ha regalato le basi per quello che poi ognuno di noi è riuscito a diventare. Grazie ancora di cuore, un saluto affettuoso.